Stefania Auci, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E benvenuta davvero qui nel posto delle parole per raccontarci, seppure nella brevità di questa conversazione, ciò che lei dirà al pubblico del festival La Grande Invasione di Ivrea. Ricordo che Ivrea quest'anno è la capitale italiana del libro e quindi la parola libro con Stefania Auci a ben donde. E lei ci racconterà domenica alle 18:30 i libri. Ci salvano ogni giorno. Quest'ancora di salvezza, i libri come terapia, ricordo alcuni libri, per esempio, pubblicati da Sellerio, il libro come terapia, forse scritto da Fabio Stassi, non ho molta memoria, ma a parte questo, Sì, in che non modo? Come? dicevo, confermavo che è stato scritto da lui. Ecco, da Fabio Stassi, in che modo Stefania Auci, per lei scrittrice, i libri la salvano ogni giorno? In realtà quando ho preparato questo intervento, perché comunque è un intervento che richiede un certo approfondimento, mi sono resa conto che effettivamente i libri sono forse la forma di terapia più facile e più a basso costo che ci sia a disposizione, soprattutto in tempi complessi come questi. Noi usciamo da 2 anni di chiusura, di difficoltà, di angoscia, e le uniche volte, soprattutto nel periodo del primo lockdown, quando non c'era possibilità per nessuno di poter uscire di casa. Ecco, i libri sono stati la comune ancora di salvezza e l'apertura verso un mondo che in quel momento c'era completamente precluso. Non soltanto c'è stato un aumento del consumo della TV on demand, c'è stato anche un notevole aumento della lettura dei libri, dei testi. Le persone hanno riscoperto anche le nuove modalità del poter stare insieme proprio attraverso i libri e di riscoprire il piacere di immergersi nelle storie che poi alla fine aprono mondi, squarciano le finestre di buio che ciascuno di noi ha al proprio interno e ci trasformano in protagonisti di vite che probabilmente non saremmo mai in grado di poter vivere. Quindi nel contingente credo che davvero i libri abbiano salvato la vita, non solo la mia, ma di moltissime altre persone. E poi i libri segnano perché rappresentano delle esperienze, rappresentano il modo in cui uno può guardare al mondo e avere questo filtro che ti modifica, perché no, anche talvolta in modo profondo, radicale, modifica il punto di vista che tu hai sulle cose, sugli eventi, sulla vita. È fondamentale, secondo me, leggere proprio perché ci permette di avere diverse posizioni e di cogliere con una maggiore empatia la vita degli altri e il modo in cui la vita degli altri si relaziona con la nostra. Poi personalmente i libri mi hanno salvato in più di un'occasione proprio perché mi hanno offerto quelle vie di fuga che purtroppo la realtà spesso non mi offriva per situazioni anche familiari, personali molto, molto complesse. Stefania Auci, certo, situazioni personali, familiari, di lavoro, però bisogna sempre avere anche la fortuna di imbattersi in quel gesto rivoluzionario che è prendere un libro in mano. Posare gli occhi sul testo e cominciare a leggere. E cominciare a leggere un libro che in quel momento abbia la capacità di crearti domande, no? Adesso non per tirar fuori la famosa ascia, però comunque che sia capace di segnare. Lei poco fa diceva: i libri segnano. Lei si ricorda un libro che l'ha segnata moltissimo, anzi, il primo libro con cui lei ha avuto veramente un rapporto molto forte, anche molto intimo, perché i libri servono anche a entrare dentro la nostra vita in maniera profonda. Sì, lo ricordo bene, però c'è un particolare secondo me su cui bisogna soffermarsi. I libri in certi momenti ci aiutano proprio perché invece non ci fanno domande, perché talvolta semplicemente ci raccontano quella storia che noi vogliamo sentirci raccontare perché ci porti via dalla realtà in cui noi viviamo. A volte accade che c'è semplicemente bisogno di lasciare fuori dalla porta, metaforicamente, intese, i nostri problemi e vivere all'interno delle pagine di carta che ci permettono di realizzare un'altra vita e soprattutto di lasciare fuori i pensieri. Ecco, credo che forse la grande magia dei libri sia proprio questa,
Poi dopo arrivano le domande, dopo arrivano i quesiti, dopo ti poni il dubbio del come avrei reagito io, che cosa avrei fatto, cosa sarei stato. Però secondo me l'inizio è fondamentale che il libro, uso una parola che magari può sembrare pedestre, ma non lo è, il libro deve distrarti. Perché soltanto se tu porti il focus fuori da te riesci a capire veramente di cosa hai bisogno in quel momento e riesci a vedere le cose anche con maggiore freddezza. Poi, per quanto riguarda il libro con cui è iniziata la mia carriera di lettrice, la mia esperienza di lettrice, sicuramente è un classico ed è Il Corsaro Nero di Emilio Salgari. Quindi parliamo veramente di un libro che è classico, che più classico non si può, c'è da dire che ero anche abbastanza piccola. Però rappresenta forse il primo vero approccio ad una lettura strutturata e Salgari, da grandissimo affabulatore, ha avuto la capacità proprio di creare quei mondi in cui ci si poteva perdere. L'esperienza della lettura salgariana è un'esperienza immersiva, profondamente immersiva, perché ti porta a cancellare completamente il mondo in cui tu esisti per riuscire a creare un mondo, una struttura, una realtà in cui non puoi non perderti. Se non ti perdi, perdi il piacere della lettura. Quindi questo secondo me è un dato fondamentale che rappresenta un aspetto essenziale per i lettori, perché per quanto noi possiamo amare i libri intellettualmente elevati, diventa fondamentale, a mio avviso, che il lettore prima di tutto trovi una realtà altra rispetto alla propria, in cui può o meno rispecchiarsi, in cui può o meno trovare una corrispondenza, però è quella che la aiuta a entrare nella storia, soprattutto quando si tratta di libri che non pretendono una particolare attenzione nella scrittura. Ecco, a quel punto diventa fondamentale per il lettore che si lascia andare. E quando parlo di libri che non pretendono una fondamentale scrittura, non è un aspetto negativo, vorrei puntualizzare questo. Il più delle volte si tratta di avere una lettura che sia semplice, che sia facile per il lettore, che lo porti a soltanto in una seconda battuta a riflettere, ma in prima battuta lo porti, ripeto, come dicevo poco fa, a perdersi all'interno delle pagine. La lettura intellettuale, quella che ci pone la famosa domanda chi sono io, dove sto andando e perché, appartiene a un gradino superiore. Nel momento in cui il lettore è abituato a confrontarsi col testo, automaticamente chiederà qualcosa di più e quindi qui scatta il bisogno di un'indagine psicologica che si può condurre anche a quel punto con romanzi, con testi di una complessità maggiore, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista della struttura. Però a questo punto, Stefania Auci, scatta una parola, spero di non sbagliarmi, cioè quella della scelta. Quando lei parla di libro che ci porta alla distrazione, è molto bello perché non è detto che si debba sempre leggere, la filosofia di Kant, chiaro. Si può leggere anche, Giusto. io dico sempre, il manuale delle giovani marmotte, no? E Ecco, prendere anche da quello che ha qualche cosa. formato generazioni, Lo dico per riconosciamocelo. quello, perché io sono stato formato veramente dal manuale delle giovani marmotte, straordinario libro che tengo ancora in evidenza in libreria. E però, dicevo, scatta la scelta. Ora, in che modo io ho quella cassetta degli attrezzi? Non sto dicendo che io devo essere un critico, devo essere un recensore, devo sapere tutto, ma in che modo io incontro la possibilità di incontrare un libro che mi porti veramente in un terreno altro di distrazione e che sia anche una lettura bella? E la lettura bella non è sempre facile. Io ricordo un libro di Piero Dorfles che abbiamo raccontato anche qui, che il lettore deve fare anche a volte una certa fatica, no? Per entrare nella storia e poi terminare volendo il libro, ma la lettura non è sempre facile. Quindi come posso incontrare un libro con cui io possa dialogare e distrarmi? Ma ci vuole anche pazienza, a parte che io la chiamerei fortuna o sorte, forse proprio sorte nel senso latino del termine. È fondamentale, secondo me, recarsi fisicamente in libreria. Avere, è buffo da dirsi, ma è così, avere del tempo da perdere. E il tempo da perdere significa prendere in mano i libri, leggerli, guardarli, sfogliarli,
Io poi personalmente ho la mania del leggere le ultime pagine. Se un finale mi piace, io acquisto il libro, devo essere sincera. Però in generale credo che sia fondamentale per il lettore annusare il libro. Cioè, alla fine i libri sono un po' come degli abiti, no? Tu puoi avere davanti a te un abito spettacolare, bellissimo, però lo provi, lo indossi e ti sta male. Il libro è esattamente la stessa cosa. Puoi avere un libro stratitolato, super famoso, incredibilmente acclamato, ma lo leggi e ti chiedi: ma perché? Non ti dice niente, non dialoghi. Il rapporto che c'è tra lettore e libro è un rapporto esclusivo, peculiare, biunivoco, ma soprattutto è un rapporto intimo. Quindi il lettore deve avere la capacità di scegliere, rischiando, perché può darsi anche che non trovi effettivamente fino in fondo quel matching, ma è a mio avviso fondamentale. E poi io vengo peraltro anche dall'esperienza fatta un decennio fa ormai del mondo dei blogger, delle blogger letterarie. Devo dire che in mezzo a tanta paccottiglia ci sono anche molti ragazzi e ragazze che effettivamente i libri li leggono e che hanno un bel punto di vista. Ci sono per carità anche. Ce ne sono soprattutto un paio molto polemiche, molto distruttive, inutilmente distruttive, che sembra quasi che godano a disintegrare il lavoro degli altri. Questo, a mio avviso, è un preconcetto assurdo nei confronti di chi lavora e di chi scrive con i libri. Ci sono anche, invece, molte blogger che hanno sensibilità, tatto, attenzione. Ecco, chi dovesse iniziare l'avventura della lettura, io suggerirei di rivolgersi non soltanto ai libri, cioè non soltanto alle riviste, ma anche a questi canali che sono informali, perché talvolta sono persone con una sensibilità anche particolare. E se si trova la persona che è un po' in relazione e che ha un po' i nostri stessi gusti, allora a quel punto diventa facile avere un indirizzo, comunque sia degli spunti di riflessione su dei libri che possono piacerci o meno. Quindi non limitare la ricerca o le indicazioni soltanto alla lettura o alla critica che si trova sui giornali, ma guardare anche oltre. Noi viviamo un mondo che è estremamente interconnesso e i nostri ragazzi vivono in un mondo che è estremamente interconnesso. Non dobbiamo dimenticarci che i maggiori fenomeni letterari negli ultimi anni sono anche quelli che hanno avuto un'influenza peculiare proprio tramite TikTok, tramite Instagram. Nascondere e non tenere conto di questi elementi, nascondere la testa sotto la sabbia, pensare che quella non sia vera editoria, ma che sia roba di consumo, secondo me è stupido. E guardare Perché già veramente il quello, mondo con gli occhi che da guardano tanti punti indietro. di vista, esatto, assolutamente, perché rendiamoci conto anche di una cosa, presto o tardi anche i giornali finiranno per passare su delle piattaforme. Già lo stanno facendo. Questo è un processo che andrà avanti in una maniera, secondo me, irreversibile, con un tempo che non sono in grado di definire, ma accadrà. E necessariamente ci si relazionerà con questi media. Oggi abbiamo TikTok, tra 3 anni avremo un altro tipo di social, ma in questi social si parlerà di libri, si parlerà con una modalità ben determinata. Ora, io non dico che bisogna completamente asservirsi ai social, ma utilizzarli come altro canale di conoscenza, soprattutto senza preconcetti. Il problema che io trovo, lo trovo fortissimo in Italia, è che chi legge i cosiddetti lettori forti socialmente elevati, che si definiscono, ecco, socialmente elevati, proprio perché magari leggono il romanzo del pastore dell'Armenia o ancora chissà quale caratteristica particolare, che per carità ci stanno pure, però tagliano fuori questo tipo di esperienza di lettura. E questo E questo secondo tipo di lei, Stefania esperienza. Auci, ne abbiamo dibattuto diverse volte, questo secondo lei, questo cosiddetto alto lettorato, dico cosiddetto perché un po' rovina noi che non abbiamo voglia di leggere, noi che cerchiamo i libri brevi, noi che non abbiamo tempo, noi che guardiamo sempre internet, eccetera, Alla eccetera, no? qualità, noi che Ecco. abbiamo la qualità, ci sono questi che guardano la qualità che lì mi fanno davvero morire. Ecco, Vabbè, lasciamo perdere. queste persone che fanno. Poi diciamo, spingiamoci oltre, Stefania Auci. Una delle cose Sì. che a me fanno sorridere, però fino a un certo punto,
questo fagocitare della quantità di libri letti, no? Ecco, sembra quasi una corsa di leggere i libri sempre in levare, no? E E non leggiti solo una questo, volta un libro molto semplice, che ne so, come andare in bicicletta la mattina presto. esatto. Ma poi le dico, non soltanto la quantità di libri letti, ma di autori semi sconosciuti che per carità magari saranno eccezionalmente bravi, ma che però, cioè, tu non puoi stare qui a raccontarmi di tutti i tuoi disastri semplicemente, perché la sto facendo molto ironica e Ma molto certo, grottesca. sì. Ma non puoi lì a raccontarmi tutto il trauma che è derivato dal fatto che tuo padre ti ha buttato il giocattolo, oppure che hai visto tagliare l'albero, oppure una volta ho letto un racconto che praticamente, cioè, lo leggevo e facevo, ma perché? Dentro di me proprio dicevo, ma perché? Un racconto tristissimo di una persona che raccontava di aver chiesto alla madre di aver preparato un panino al prosciutto, mentre la madre in gita aveva dato il panino con la frittata, perché il panino con la frittata era un panino che rimaneva morbido, rimaneva caldo. Lui, siccome tutti i suoi compagni mangiavano il panino al prosciutto, aveva buttato il panino con la frittata ed era rimasto digiuno. Però gli era rimasto il rimorso dell'impegno che la madre aveva fatto per fare il panino con la Ma lì frittata. tra Freud e Lacan ci sarebbe molto da discutere, vero Stefania? Cioè, io lì, mi perdoni, sarò molto, come dire, terra terra, però io quando l'ho letto ho detto: Gioia, tu hai qualche problema. Eh sì. Vorrei tornare però sul fatto che lei ha detto che è come l'abito, no? Leggere. Per Sì, introdurre una sì, cosa a sì. livello personale, chiedo scusa se commetto questo atto di vanità, perché mi è occorso veramente Prego. pochi mesi fa, no? Durante il periodo della pausa. I libri si comprano, poi non è sempre detto che un libro lo si debba leggere perché c'è quel momento esatto. Io mi ero comprato, ma anni fa, di Paolo Maurensig, La straordinaria storia della variante di Lüneburg. Ho cominciato a Sì, è leggerlo. uno dei libri che io amo di più, Ecco, ho un cominciato a libro leggerlo, lo bellissimo. ammetto, non mi piaceva e l'ho messo da parte. Alcuni mesi fa lo tiro fuori dalla biblioteca e comincio a rileggere le prime pagine e vado avanti in maniera molto serena e tranquilla. Ora, a proposito del vestito, no? È anche vero che un vestito si compra a volte. Lo si mette e poi lo si ripone nel guardaroba perché non c'è modo di mettere, che ne so, quella maglia, quella camicia. Arriva un giorno invece che di quella camicia ti innamori. È lo stesso per il libro, penso. Sì, assolutamente. Guardi, non poteva trovare un paragone più calzante. Tra l'altro, a volte anche i corpi si modificano. Magari un abito che tu hai comprato, e questo lo dico purtroppo per esperienza vissuta: abiti che io ho conservato che hanno 20 anni, poi il mio corpo è ingrassato, si è modificato, adesso sono molto dimagrita, e quegli abiti che per 20 anni non sono riuscita a indossare, adesso vengono, e vengono forse anche meglio di come stavano all'inizio. Un po' questo devo dire, personalmente mi succede periodicamente con alcuni autori che rileggo. Io di Ivrea proprio parlerò anche di Jane Austen. Per me Jane Austen è una lettrice cioè è un'autrice da rileggere ogni decade, ogni tot di anni, perché ogni volta che la rileggo, con la sensibilità mutata e cambiata, io trovo cose differenti. Mi parla in una maniera completamente nuova rispetto a quanto poteva, a quello che poteva dirmi quando avevo 15 o 20 anni. Ricordo che, per esempio, appunto, a 20 anni, per me uno dei preferiti dei suoi romanzi era L'abbazia di Northanger. Oggi, se dovessi dire qual è il mio preferito, direi che è Persuasione. Ma perché è cambiata la persona, ha fatto delle esperienze di vita, ha visto le esperienze di vita degli altri. Quindi i libri sono, proprio perché sono silenti, perché sono pazienti, ci permettono una prima, una seconda, una terza occasione. Sono sicuramente più meritevoli delle persone, sicuramente più meritevoli di chi, come me, appunto, li scrive, dell'essere ascoltati, del darci. Non parlo soltanto della saggistica, parlo proprio anche di romanzi che negli anni, sia per le sovrastrutture che tu attribuisci loro, perché magari li hai letti in un dato periodo storico della tua vita, perché magari ti hanno impressionato in una data maniera, sia per i cambiamenti che tu vivi come lettore,
perché si raffina il gusto, semplicemente cambia. Ecco, a quel punto i libri cambiano con te. Ripeto, ritorniamo al discorso prima, che facevo prima, cioè del rapporto biunivoco, che intimo, che c'è tra lettore e libro. È un po' come cambiare la prospettiva di uno specchio, a volte vedi alcuni aspetti di te, a volte ne vedi altri. E questa, secondo me, è la cosa più, il dono più grande che hanno i libri. La stessa cosa si può verificare per me, ancora una volta, parlavo di Jane Austen, ma con Stephen King. Tra l'altro, mi scusi se la interrompo, di Jane Austen è uscito proprio recentemente, a cura di Liliana Rampello, I Meridiani di Mondadori, no? Che è un libro, esatto, corposo, però esistono anche libri, molti, molti libri che contengono un solo romanzo, un solo testo di Austen, o Jane Austen, quindi è utilissimo entrare in questa narrazione. Stava dicendo di Stephen King. Stephen King, mi è successa esattamente la stessa cosa con It. L'ho letto moltissimi anni fa, c'era l'idea della paura e basta. L'ho letto l'anno scorso e è messa fortissima la sensazione del tempo che passa, della perdita, dei cambiamenti, della malinconia, perché comunque che se ne dica, io detesto le semplificazioni quando mi dicono che Stephen King è il re del brivido. Stephen King è un autore di una straordinaria finezza, che ha soprattutto la capacità di indagare i meccanismi dell'animo umano e dei grandi cambiamenti che ci sono nel passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta, tra l'infanzia e l'età adulta. Io ritengo che sia forse uno dei narratori meno considerati nella sua importanza proprio della descrizione dell'animo umano. Perché? Perché ancora una volta ci si ferma alle generalizzazioni e non ci si rende conto che ci sono dei passi, ci sono dei racconti che lui ha scritto che a mio avviso sono assolutamente straordinari. Sicuramente i racconti sono ancora più da scoprire dei romanzi. Lui ha scritto più di 60 romanzi, ma i racconti sono veramente qualcosa che, così mi è stato detto, io non mi sono mai ancora avvicinato ai racconti di Stephen King, ma i racconti hanno veramente un fascino particolare. A parte, vabbè, Stagioni diverse, che è il suo capolavoro, anche Al crepuscolo. E Al crepuscolo c'è un racconto meraviglioso che io periodicamente rileggo per la serie Andiamo ad imparare come si scrive dai grandi. In Al crepuscolo c'è questo racconto di quest'uomo che trova degli oggetti che appartenevano a delle vittime delle due torri gemelle dell'11 settembre. Questi oggetti però hanno la caratteristica che pian piano cominciano a parlare, cominciano a riprodurre suoni, a raccontare storie e nessuno gli crede. Una persona che all'inizio l'aveva preso in giro, poi nel momento in cui si rende conto che questo è vero, comprende, gli dice: io non voglio avere più niente a che fare con queste cose, perché queste cose portano quasi l'anima di chi delle persone a cui appartenevano e che sono morte. E lui riesce a trovare la pace unicamente restituendo ai familiari gli oggetti che aveva trovato, andando quindi pian piano a ricostruire la storia di questi piccoli oggetti e la storia di chi li possedeva, ridando voce, ridando nome e dignità alle vittime, che talvolta sono appunto le vittime dell'11 settembre, no? Sono persone con una loro vita, con una loro identità, con dei sogni, con le paure che hanno vissuto in quegli ultimi momenti. Ecco, secondo me è quello uno dei racconti più belli che lui abbia mai scritto. Stefania Auci, il suo ultimo libro in libreria, qual è? Ma è L'inverno dei leoni. Pensavo fosse Florence, per quello che le ho chiesto questa domanda. Quello appartiene al 2015, è stato tirato fuori dalla ghiacciaia. E quindi il nuovo, la saga che continua, L'inverno dei leoni di Stefania Auci, pubblicato come sempre da Nord. E i suoi lettori sono in attesa di nuove scritture, sempre della saga dei Florio? Sì, ma i miei lettori ormai sanno che io sono una persona molto lenta nella scrittura, quindi devono mettersi comodi, magari leggere altri libri, magari conoscere altri autori. E poi, se vogliono, aspettarmi. Io, ripeto, ho i miei tempi di lavoro, purtroppo non sforno romanzi come se fossero pagnotte, sono un pochino lenta, lo ammetto. E questo è importante, perché vuole dire un lavoro, una ricerca e uno studio che non sempre si vede, perché quando noi lettori diciamo: ah, mi è piaciuto quella storia, quel libro, è anche forse perché
chi l'ha scritto, ha dedicato tempo, passione, fatica a trovare, Esatto. cercare e quindi a scrivere, cesellare. Ma non soltanto, sa, non soltanto in termini di materiale, anche in termini di lavoro sulla scrittura. Io mi rendo conto di aver fatto anche un certo cambiamento nella scrittura tra il primo e il secondo volume. Per cui è veramente un alzare l'asticella, un mettersi in una posizione di umiltà da una parte e di sfida dall'altra, sfida nei confronti di se stesso, umiltà nei confronti dei lettori che giustamente chiedono di avere un testo che sia perlomeno accettabile. Ecco, ho molto rispetto dei miei lettori e non vorrei mai dare loro un testo scadente o approssimato o raffazzonato. Quindi preferisco farli aspettare piuttosto che dare una schifezza, ecco, proprio fuori dai denti. Fuori dei denti, certamente, è chiaro, bisogna essere sinceri. Prima di salutarci, qual è il libro invece che le fa compagnia in questi giorni? Ma in realtà, per una serie di motivi mi sono trovata a leggere le poesie di Cesare Pavese. Devo dire che stanno facendo un gran lavoro dentro la mia testa. Sono testi molto particolari, che mi hanno e mi stanno dando tanto. E poi dall'altra parte io non riesco mai a leggere meno di due o tre libri in contemporanea. Dall'altra parte c'è Plutarco con Il fato della superstizione. Da Pavese a Plutarco, chissà se c'è un filo rosso che lega queste due scelte. Ma credo proprio di sì, ma credo proprio di sì, perché comunque c'è il senso di questo destino che non può essere sconfitto in Pavese e in Plutarco c'è l'idea di questo fato che comunque cui soggiace la vita dell'essere umano, ecco. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Stefania Auci. Grazie a voi per avermi voluto ascoltare. È stato un piacere, buongiorno. Arrivederci.